Buonasera a tutti, grazie a tutti i consiglieri presenti, ringrazio il Presidente, chiaramente chiedo scusa. Ovviamente anche queste delibere di variazione sono delle delibere che abbiamo adottato di giunta, lo abbiamo fatto assolutamente per andare a intercettare delle esigenze che chiaramente riguardano la possibilità di finanziare opere e spese nel corso dell'anno. Come ricordate bene, l'amministrazione ha fatto un lavoro incredibile perché è riuscita non soltanto a chiudere nei termini di legge ma anche in anticipo il bilancio di previsione e nello stesso momento, siccome la prassi consolidata all'interno spesso dell'amministrazione è stata quella di disporre di informazioni successivamente, quindi nel trimestre successivo, questo all'inizio dell'anno, questo chiaramente ha prodotto la necessità di dover andare a regolarizzare alcune situazioni. Allora, in particolare faccio riferimento a tre punti sulla parte corrente. Allora, abbiamo detto appunto che ci sono state variazioni del fondo di solidarietà comunale, quindi è una variazione in aumento che è stata di circa 17 milioni di euro, quindi maggiori risorse per Roma Capitale. Ci sono stati anche i maggiori dividendi dalla la società quotata in borsa di cui il Comune detiene il 51%, ACEA, con riferimento alle annualità del 2018, quindi abbiamo 1.900.000 e 2019 di 2.500.000, quindi parliamo di dati che provengono proprio dall'azienda sulla progettualità che è in corso e che quindi porta un miglioramento ulteriore di quella che è la performance dell'azienda capitolina. Per quanto riguarda le entrate correnti a destinazione vincolata, assistiamo anche lì a delle rimodulazioni, soprattutto con riferimento alle destinazioni e le spese ad esso collegate. Quindi parliamo di circa 31.124.341 per l'esercizio 2017, 14.200.000 a titolo di rimborso dello Stato per il referendum popolare del 28 maggio 2017 e sempre se si svolgerà appunto, e poi abbiamo 5.508.526 per l'esercizio 2018 e 5.079.710 per l'esercizio 2019. L'ultimo punto riguardano appunto le spese correnti, facciamo riferimento al fondo delle passività potenziali, quindi continuiamo e incrementiamo i fondi di 658.622 euro per nuovi debiti fuori bilancio emersi a seguito della segnalazione delle strutture capitoline. Per quanto riguarda invece le maggiori spese, abbiamo finanziato complessivamente 9.232.000 per l'esercizio 2017, 1.900.000 per l'esercizio 2018 e 2.504.000 per l'esercizio 2019. Le spese finanziate sono state anche quelle con avanzo di amministrazione vincolato per complessivi 24.028.512. L'avanzo quindi viene suddiviso in questo modo: destinato al fondo per il trattamento accessorio del comparto per il personale non dirigente, parliamo di 18.452.773,30. Vuol dire che l'amministrazione dota le proprie casse delle risorse che sono necessarie per dare seguito anche al contratto integrativo che è stato sottoscritto. Quindi una notizia molto positiva anche per i dipendenti capitolini e per tutto il personale che tutti i giorni è impegnato nel contribuire all'efficienza, ma soprattutto al miglioramento di quelli che sono i servizi che vengono erogati da questa amministrazione. Abbiamo poi un avanzo da contributo da parte di organismi comunitari, parliamo quindi di progetti Smart Participate, Smart Material Resilience, City Lab e Cross, per un importo pari a 121.773,22. Vi sono poi avanzi da contributi dello Stato, quindi CIPE INPS, per un importo pari a 673.005. E poi abbiamo avanzi di contributo dalla Regione Lazio, riguardano i punti unici di accesso per i progetti sociali,
quindi la microzonizzazione sismica, per un importo pari a 4.450.260 euro. Abbiamo infine anche un avanzo di contributo della città metropolitana per i centri di antiviolenza, quelli di cui si è parlato tanto, sulle donne, per un importo pari a 278.782,53. E inoltre abbiamo un avanzo derivante da trasferimenti per Roma Capitale, anch'essi quindi le risorse statali a seguito della legge 396 del 90 per euro 35.567. Non ci fermiamo qui perché, come vi ho spiegato, portare un bilancio in tempo vuol dire anche poi inseguire o farci inseguire da questo punto di vista dagli uffici che hanno dovuto quindi velocemente cercare di ricostruire tutte le partite. Sappiamo bene che il rendiconto è il momento poi finale in cui si chiude l'esercizio dell'anno precedente, quindi con aprile, di conseguenza questi dati sono anche utili per andare a intercettare fenomeni che abbiamo visto recentemente proprio col rendiconto. Parliamo quindi della variazione di parti investimenti, che si articola in quattro punti. Abbiamo delle maggiori entrate a destinazione vincolata, parliamo delle previsioni dell'annualità 2017 per 2.117.680. Di questi abbiamo 1.244.680 come contributo dello Stato per il progetto PON Città Metropolitane della programmazione 2014-2020, destinati alla Sovrintendenza, al Dipartimento Politiche Sociali e al Dipartimento Comunicazioni. Abbiamo poi altri 873.000 euro che riguardano il contributo della Regione Lazio per la stabilizzazione della collina di Monteverde, via dell'Ongaro, di cui appunto viene finanziata con fondi comunali per la propria parte e con avanzo da contributo a Regione Lazio. Vi sono sempre, per quanto riguarda la parte investimenti, anche maggiori spese. Quindi questo, quello che abbiamo accertato in entrata lo abbiamo poi ridestinato successivamente. Quindi abbiamo un avanzo di amministrazione vincolato che prevede per l'annualità 2017 3.358.099 di maggiori spese da finanziare con avanzo di amministrazione derivante dal contributo della Regione Lazio per le scuole dei municipi. Parliamo del municipio primo Ruspoli, del municipio quarto Manfredi e per il PRU di Acilia, di Acilia Dragona. E poi per la stabilizzazione della collina di Monteverde, come dicevo, di via dell'Ongaro, dato che le entrate erano appunto a destinazione vincolata. La responsabilità di tutte queste opere sono chiaramente del SIMU. Le altre iniziative che vengono finanziate sempre con avanzo, in questo caso di gestione, prevede per l'annualità 2017 un importo pari a 6.696.169 di maggiori spese da finanziare appunto con questo avanzo di gestione che vi dicevo. Abbiamo l'acquisto ad esempio dei condizionatori, di apparecchiature, di arredi per asili nido e per appunto anche situazione di disabilità, postazioni per esempio anche dell'ufficio demografico per ulteriori 73.000 euro circa. Quindi abbiamo l'Avvocatura, il Dipartimento Risorse Economiche, la Ragioneria e i municipi quinto e quattordicesimo. Abbiamo poi la manutenzione dei mercati, un'attività sulla quale abbiamo puntato molto, in particolare la Commissione con la Sindaca e l'Assessore competente hanno ritenuto di destinare circa 4 milioni di euro proprio per la manutenzione dei mercati, quelli più critici. E queste risorse sono appannaggio del Dipartimento Attività Produttive. Sappiamo bene che anche il problema di stabilizzazione del settore idrogeologico, quindi della capitale, è importante, quindi la collina di Monteverde, via dell'Ongaro, vede un importo di 1.410.000 euro. Abbiamo poi un'iniziativa importante, richiamata più volte, del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, che anch'esso riguarda appunto investimenti. Abbiamo il centro di formazione professionale Tosi,
sul municipio primo sono circa 500.000 euro, la copertura dell'asilo nido bolle di sapone per altri 300.000 euro del municipio quarto, la creazione, perché è anche esso un problema, la copertura del fabbisogno scolastico di aule, quindi vengono dati alcune risorse per la creazione delle aule della scuola media Magarotto per 200.000 euro al municipio 12, e vi è infine un intervento sul centro anziani di San Felice, che si chiama San Felice Circeo nel municipio 15 per 200.000 euro. Queste le maggiori spese. Poi è stato necessario anche prevedere una rimodulazione tra i diversi interventi. C'è stata quindi una riduzione della quota dei lavori per 23.387 e incremento della stessa quota di progettazione sul municipio 7 per la manutenzione straordinaria delle strade. Infine abbiamo uno stralcio per l'annualità 2017 di 3.000 euro di un bene strumentale per l'apparecchiatura Tupassi, che appunto è un investimento di soli 3.000 euro, come dicevo, che però renderanno molto più agevole l'attività del Dipartimento nella fase di assistenza al contribuente. Queste le notizie. Per quanto concerne quindi l'attività della Giunta, è stata quella di recepire tutte queste esigenze e poi darne un riscontro all'interno delle poste di bilancio. Ricordo che questa variazione ha come obiettivo quello di fornire soprattutto alle strutture territoriali risorse e contemporaneamente garantire alle strutture centrali di dare seguito a quegli impegni che avevano una copertura vincolata proveniente dagli anni precedenti. Grazie.